Benvenuti nel canale YouTube dell'Agenzia delle Entrate. Oggi vi spieghiamo come utilizzare CIVIS F24. Questo servizio telematico permette di richiedere la modifica dei dati della delega di pagamento modello F24. Per utilizzare il canale CIVIS è necessario essere abilitati ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate, Fisco Online o Entratel. Dopo essere entrati nell'area riservata dei servizi telematici con le proprie credenziali Fisco Online o Entratel, basta cliccare su CIVIS alla voce richiesta modifica delega F24. Nel caso in cui l'F24 da modificare sia stato inviato con i servizi telematici dell'agenzia, occorre indicare il protocollo e il progressivo che trovate sulla ricevuta rilasciata al momento dell'invio dell'F24 telematico o all'interno del vostro cassetto fiscale. In tutti gli altri casi, ad esempio i modelli F24 cartacei o i modelli trasmessi con i servizi di home banking, occorre inserire la data del versamento, il saldo delega e il codice ente presso il quale è stata presentata la delega. Dopo aver inserito i dati, visualizzate questa tabella, che contiene gli elementi essenziali del modello da modificare. Cliccando su Visualizza, appare l'elenco dei tributi presenti nel versamento. Una volta individuato l'F24, cliccando su Modifica, è possibile scegliere tra due operazioni, Modifica o Suddividi. Con Modifica potete modificare il codice tributo, il mese, l'anno di riferimento e il numero della rata. Non è invece possibile modificare gli importi. Dopo aver inserito le variazioni richieste, selezionate Conferma. Un messaggio vi avviserà della correttezza formale delle modifiche richieste. Scegliendo l'opzione Suddividi, potete suddividere sia gli importi a debito che gli importi a credito, in un numero massimo di 5 tributi. Dopo aver inserito le variazioni richieste, per proseguire cliccate su Conferma. Se le modifiche inserite sono formalmente corrette, appare il messaggio Suddivisione corretta. Se invece l'operazione effettuata all'interno di una riga non è corretta, appare un messaggio che segnala l'errore. Una volta confermate le modifiche richieste, è ancora possibile annullare singole operazioni cliccando sul tasto Annulla o annullare tutte le modifiche inserite cliccando su Cancella modifiche. Infine, per confermare le modifiche, cliccate su Continua. A questo punto potete visualizzare un riepilogo delle variazioni richieste. Le modifiche inserite sono contrassegnate in rosso. Se sono presenti errori, è possibile cancellare i dati inseriti con il tasto Ripulisci, annullare le operazioni e ritornare al modello da modificare con il tasto Annulla. Prima di cliccare su Invia richiesta, è necessario selezionare la motivazione scegliendo tra quelle proposte nel menu a tendina, spuntare l'apposita casella per ricevere via email o via sms l'avviso che l'esito della richiesta è disponibile su CIVIS e inserire il nominativo di riferimento. Ora la richiesta è pronta per essere inviata. Dopo l'invio della richiesta viene trasmesso il protocollo di accettazione. Potete visualizzare il riepilogo della richiesta, salvarlo in formato PDF o stamparlo. Per conoscere lo stato della richiesta potete utilizzare le opzioni Stato di lavorazione delle richieste e Consultazione degli esiti delle richieste. Dopo
aver selezionato stato di lavorazione delle richieste, indicate il protocollo di accettazione ed avviate la ricerca. Potete così visualizzare lo stato della richiesta. Per conoscere l'esito della richiesta, cliccate su Consultazione degli esiti delle richieste. Per visualizzare, stampare e salvare in PDF riepilogo, basta selezionare l'icona nella colonna Riepilogo esiti richiesta. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il nostro sito internet.